con il contributo di Promo Turismo FVG. Benvenuti a Tarvisio, una perla turistica al confine fra tre stati, Italia, Austria e Slovenia. Questa è un po' una delle mete italiane più rinomate per gli sport invernali, lo sci alpino e lo sci di fondo, lo sci alpinismo, ma anche lo sled dog e tante altre attività che possono essere praticate sulla neve, come camminare con le ciaspole. Tarvisio è meta anche di sport estivi, il trekking, ma non solo, è meta di numerosi pellegrinaggi per il santuario della Madonna del Lussari, che proprio in cima al cucuzzolo del Monte Lussari ci porta sulla pista di sci alpino più importante del Friuli Venezia Giulia, la di Prampero, meta per appassionati esperti dello sci, ma anche di manifestazioni nel passato come gli Universiadi o la Coppa del Mondo. E poi la grande enogastronomia di questo territorio intriso di storia e intriso di specialità carinziane, friulane e slovene. Eccoci in pista allora con il maestro della scuola sci Tarvisio, Christian Puntel. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno, ciao Marco. Allora, siamo pronti a sciare, ma prima parliamo di quello che rappresenta il tarvisiano dal punto di vista dell'offerta sciistica. Bene, perché venire a sciare a Tarvisio? Innanzitutto per apprezzare la bellezza delle Alpi Giulie e per avere la possibilità di sciare in un contesto molto particolare, quindi in una zona di tre confini, quindi con tre culture misciate, italiana, austriaca e slovena, tutti insieme sul nostro polo di Tarvisio. Tra l'altro c'è la possibilità di imparare per i più piccoli, ma anche per chi si avvicinasse per la prima volta allo sci sui campetti di Tarvisio. Per lo sciatore esperto invece c'è la bellezza della di Prampero. Sì, hai detto bene Marco, perché qua a Tarvisio abbiamo un'offerta per tutte le tipologie di sciatori, quindi dai principianti agli sciatori più esperti, come dicevi, sul Lussari, che è una cornice splendida sia dal punto di vista paesaggistico che come piste che come paesino in cima alla montagna dove si può mangiare, bere e fare festa. Allora Christian, io nelle mie possibilità sono pronto, guidami tu insomma. Bene Marco, allora andiamo a farci una sciata. Andiamo! Seguimi! Adesso stiamo facendo un arco medio di Cristiania di base, che è la prima curva a sci paralleli, dove è molto importante la centralità del proprio corpo e dove è importante avere una fluidità di movimento spalmata su tutto l'arco di curva. Non movimenti bruschi, non movimenti eccessivi. Eccoci qua maestro. Eccoci Marco, allora, a fondo. Questa bella discesa a Tarvisio, per chi naturalmente guardando la trasmissione ora ha voglia di provare a sciare, venite a Tarvisio. Certo, come abbiamo detto prima, c'è un'ampia offerta per tutti, dai più piccoli ai più grandi, dai più bravi ai meno bravi. Quindi noi siamo qua ad aspettarvi sulle nostre piste di Tarvisio. Poi tra l'altro gli sci con le sciancrature, gli sci di nuova concezione aiutano, no? Sì, sì, decisamente è molto più semplice imparare rispetto a un po' di anni fa. Tra l'altro poi lanciamo insomma il messaggio giusto da lanciare, come diceva il buon Nico Cereghini per le moto, casco in testa ben allacciato, no? Sempre. Sempre, perché insomma, soprattutto per i più piccoli è bene sciare in tutta sicurezza. Allora, io ringrazio il maestro Christian. Grazie a voi. Che anche, mi ha anche aiutato, speriamo, a raffinare un po' la mia tecnica. Ed ora proseguiamo con la parte dedicata alla storia. E sempre qui sul campo scuola Duca d'Aosta incontriamo Alfredo Sandrini, che oltre a essere il nostro storico di riferimento è anche maestro di sci. Ci siamo dimenticati, qui se non sbaglio i bambini sciano gratis. Esatto, esatto, una bellissima iniziativa, i bambini fino a 10 anni sciano gratis.
Grande cosa. Allora, dallo sci alla storia, ripercorriamo un po' così in maniera molto breve quella che è la storia della valle. Ci troviamo in Val Canale, nella parte nord-est della regione Friuli Venezia Giulia, quindi l'ultima valle verso i tre confini, verso l'Austria e la Slovenia. La valle inizia a Pontebba, dove una volta c'era il confine, fino al 1919, il confine tra l'impero austro-ungarico e il Regno d'Italia, e termina appunto a Coccao e a Fusine, dove ci sono i due confini verso l'Austria e la Slovenia. Ecco, tra l'altro, no, una terra contesa prima fra Italia e Austria e poi fra Italia e l'allora Jugoslavia, ne è rimasta questa cultura dei tre confini. Esatto, è una cultura molto 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 antica. Noi valcanalesi, senza peccare di presunzione, ci definiamo i primi europei d'Europa, perché qui da noi si sono sempre tre parlate, ci sono state sempre le tre parlate, quindi la parlata tedesca, la parlata slovena, la parlata italiana, e se pensiamo bene sono le tre lingue base dell'odierna Europa. Per questo, diciamo, senza peccare di precauzione, diciamo che siamo i primi europei d'Europa. Tra l'altro lei è anche un po' il depositario della storia locale dello sci. Esatto, io sono maestro di sci da tanti anni e mi dedico appunto alla storia dello sci. È una materia molto interessante. Si dice che la storia dello sci si perde nella notte dei tempi, quindi è difficile datare quando il primo uomo ha cominciato a sciare. Si dice che ha cominciato circa 4-5 mila anni fa, pensate un po', dove? Nei paesi nordici, nei paesi scandinavi, e anche ci sono delle tracce che ci portano verso l'attuale Armenia. Da lì praticamente ci sono stati i primi tentativi dell'uomo di muoversi su degli strani attrezzi sulla coltre nevosa. Dopo lo sci e la storia del Tarvisiano è arrivato il momento di indossare le ciaspole con la guida alpina Ennio Rizzotti, che ci guida in questo itinerario. Ennio, le ciaspole possiamo dire che vanno tra virgolette anche di moda, perché sono, diciamo così, possibili da indossare, andare a fare una passeggiata un po' per tutti. Sì, le ciaspole hanno una storia abbastanza antica, in quanto sono stati degli strumenti di progressione per l'uomo sulla neve già dai tempi antichi, proprio per muoversi, per non sprofondare. Venivano costruite queste scarpe grosse, diciamo, no? Proprio per non sprofondare sulla neve, e poi sono state sviluppate soprattutto in ambienti militari per spostare le truppe. Adesso ci sono degli attrezzi che vengono costruiti da ditte specializzate, che sono composti fondamentalmente di plastica, vengono legati molto bene sulla calzatura, sullo scarpone, sullo scarpuccino, ci sono anche delle scarpe specifiche, e hanno una bella caratteristica che sono snodate e sono anche ramponate, per cui ci permettono un movimento anche su terreni anche gelati, non con forte pendenza. Naturalmente la possibilità di utilizzare le ciaspole permette di poi sfruttare la natura del Tarvisiano, che è bellissima. Sì, il Tarvisiano è una conca che si presta molto per le camminate con le ciaspe. Ci sono delle camminate molto facili che si possono fare in fondovalle con dei percorsi, ad esempio uno dei più semplici è la pista ciclabile, che d'inverno può essere tranquillamente utilizzata come gita di ciaspa. Poi ci sono dei percorsi dentro nella Val Saisera, ai laghi di Fusine, e da lì partono anche dei percorsi un pochettino tra virgolette più alpinistici per salire ai rifugi, dove d'inverno si può anche degustare qualcosa di buono. Tra l'altro poi con Ennio Rizzotti guida alpina è possibile sì salire sulle ciaspole, ma per i più esperti fare ben altro, dallo sci alpinismo sino all'arrampicata sul ghiaccio, per chi chiaramente è più esperto. Sì, nella nostra regione il Collegio Regionale delle Guide Alpine, che è composto da diverse guide che fanno attività sia estiva che invernale, vi dà l'opportunità di poter fare attività invernale sia sulle ciaspe, sia con lo sci alpinismo, le arrampicate su ghiaccio, ma anche un escursionismo invernale. Ribadisco che soprattutto con le racchette da neve o ciaspole è importantissimo muoversi d'inverno in sicurezza, perché purtroppo sono comunque degli strumenti che possono portarci a camminare sulla neve, ma anche in condizioni di pericolo valanghe, per cui è importante farsi seguire da una guida alpina o comunque andare con degli esperti che conoscono bene il territorio, il manto nevoso. Proseguendo con la nostra ciaspolata, prima di iniziare mi parlavi del free ride, cioè dello sci fuori pista, che però diventa una vera e propria disciplina.
Sì, ci sono anche delle gare a livello mondiale di freeride. E da quest'anno partiamo con un progetto su Sella Nevea, una località proprio che si presta molto bene per l'attività di fuoripista, di freeride, un progetto che prevede l'apertura di itinerari specifici anche per il pubblico con accompagnamento di guide alpine e maestri di sci, e in alcuni casi anche faremo delle gite con l'elicottero, sempre in zone fuori da vincoli ambientali ovviamente. Il freeride ha preso molto piede sui giovani, viene molto amato e anche una buona nicchia di mercato. Allora, abbiamo parlato della montagna d'inverno, poi però c'è la montagna d'estate, gli sport estivi. Sì, il Tarvisiano ha delle bellissime proposte per l'estate, in quanto sul Tarvisio ci sono tantissime vie ferrate, tantissime escursioni di arrampicata e tantissime escursioni anche per gli escursionisti che vogliono solamente camminare. Ci sono diversi rifugi, da rifugi si può fare il collegamento tra rifugio e rifugio. Abbiamo tanti sentieri della Grande Guerra che sono stati anche ultimamente ripristinati, e questi sentieri ultimamente sono di forte richiamo. Ci sono delle opere della Grande Guerra sia in fondovalle sia in alta quota, e queste opere sono interessantissime. Tra altre cose, i giovani amano molto questo aspetto, proprio di rivedere cosa facevano i bisnonni sui territori, diciamo, che hanno combattuto. C'è naturalmente l'aspetto naturalistico in cui siamo immersi, che sia d'inverno che d'estate dà degli spunti quanto mai importanti a tutti i livelli, dalla fauna alla flora. Esatto, la foresta di Tarvisio è una foresta complessiva tra pubblico e privato di 40.000 ettari, è una foresta che comprende una vegetazione particolare, una vegetazione che viene gestita tra le altre cose proprio dal Corpo Forestale dello Stato, ed è una foresta che comprende anche una fauna particolarissima. Abbiamo l'orso, che diciamo è abbastanza stanziale, anche se l'orso è un animale che gira tantissimo. C'è la lince, c'è l'aquila reale e soprattutto ci sono tantissime varietà di uccelli, tra cui il gallo cedrone, il gallo forcello. E non dimentichiamo che nel 1978 è stato reintrodotto lo stambecco, che adesso ha una popolazione molto vasta, soprattutto sul gruppo dello Iofuarte e del Montasio, ma ultimamente è stato reintrodotto anche nel Canin. Lo stambecco è uno dei quattro animali più importanti protetti d'Italia: orso, lince, stambecco e aquila reale. Tarvisio proprio è patria di questi animali, che sono proprio un valore aggiunto proprio alla zona. Dopo sci, storia del Tarvisiano e ciaspole, a me e all'amico guida è venuta fame, quindi ora si va a gustare l'enogastronomia del territorio, che come vedrete è veramente qualcosa di straordinario. Eccoci all'interno del ristorante Alte Hitte a Camporosso con il cuoco Roberto Del Negro. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno. Che ci ha fatto trovare questo bellissimo tavolo imbandito con un primo e un secondo della tipicità locale. Partiamo con il tris di primi? Certamente. Dunque, il tris di primi che componiamo è un tris a base di un involtino di melanzane, dei gnocchi di zucca alla ricotta e una crespella al radicchio. È una cosa essenzialmente a livello vegetariano come mangiare. Una non bella entrata, diciamo così. Digeribile. Tra l'altro credo formaggi o comunque prodotti del territorio. Certamente il Montasio fa da padrone in questi piatti che usiamo appunto servire alla nostra clientela. Posso spiegare un pochino cosa contiene l'involtino di melanzane, che c'è una trancia sottile di melanzana cucinata e poi all'interno a mo' di cannellone viene posto un impasto a base di ricotta fresca e spinaci, il tutto arrotolato e portato a grigliare nel forno. I gnocchi di zucca sono i gnocchi tradizionali della zucca, certo. una bella zucca cucinata senza acqua. Noi cuciniamo senza acqua la zucca, in quanto ha già parecchia acqua la zucca, e viene servito i gnocchi di zucca con della ricotta affumicata, che è anche qui prodotto del territorio. Certamente questo è un prodotto del territorio. Noi, ecco qua, e quindi vengono imbiancati come se fosse neve questi gnocchi, esatto, di zucca, e bellissimi. Poi sul
sull'involtino di melanzana ci poniamo appena appena un po' di pomodoro fresco per come coreografia al piatto, cioè, diciamo, per colorare, diciamo, esatto, questo tris di primi. E la crespella è una semplice piccola sottile omelette con un impasto di radicchio rosso e formaggio montasio gratinato al forno. Non l'ho assaggiata, ma i profumi sono veramente invitanti. Poi il secondo invece, siamo in montagna, ma siamo in una zona in cui c'è tra l'altro la più grande foresta demaniale d'Italia, certo, boschi, caprioli. E selvaggina. Certo. Qui noi trattiamo appunto il capriolo di Salmì, la parte buona, diciamo, del capriolo viene sezionata, viene prima posta a macerare una mezza giornata nel vino rosso, tutti i sapori, il sedano, la carota, la cipolla, un po' di rosmarino, salvia, eccetera, e per dargli quel sapore appunto, e non togliendo allo stesso momento il sapore della selvaggina, certo, che bisogna lasciare. E si cucina per circa due orette, ci vanno, e poi si viene servito con la polenta gialla della pianura friulana. Benissimo, quindi insomma possiamo insomma definire uno spezzatino, no? A Trieste lo chiamano il goulash. Noi lo chiamiamo goulash, sì, di capriolo. È vero, è vero. Allora, questi i piatti della tradizione che ci vengono presentati dal nostro amico cuoco Roberto, ne approfittiamo, vado io con il brindisi finale. Insomma, visto che abbiamo praticato lo sci, siamo stati sulle ciaspole, abbiamo raccontato anche la storia dello sci e non solo del tarvisiano, ne approfitto per un brindisi con il cuoco Roberto e a coloro i quali si stanno seguendo da casa. A questo punto anche buon appetito. Salute. Con il contributo di Promoturismo FVG.